Bentornati a Ho ragione avvocato, e anch'io sono rientrato alla base dopo le ottime presenze dei colleghi Matteo Cardani e Margherita Tarditi. Oggi, nella migliore tradizione di Ho ragione avvocato, abbiamo con noi veramente un gradito ospite. Massimo Di Belardino, che vi presento subito. Buonasera. Benvenuto, è sostituto commissario della Polizia di Stato e oggi responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria presso la nostra Procura, la Procura della Repubblica di Novara. È sposato con due figli, è entrato nell'amministrazione della Polizia di Stato nel luglio dell'81. Un pochino veloce per il tempo, insomma, è stato assegnato poi dopo come prima sede alla scuola allievi agenti di Polizia di Stato di Piacenza. Dal gennaio 84 al settembre 84 ha vinto un concorso con esito positivo, poi ha frequentato il corso per vice ispettore della Polizia di Stato presso la scuola di Nettuno, successivamente vice ispettore anche qui a Novara, la questura dall'ottobre del 1984. Fino al 90, dove svolgeva la sua mansione nella squadra nobile e veniva poi nobile perché certo, appunto svolgeva certo. Le mansioni e poi veniva assegnato alla sezione di Polizia Giudiziaria della nostra Procura. Ecco, questo è un breve ritratto, ma noi ci abbiamo fatto un po' di cammino insieme e perché ci conosciamo da tanti anni, soprattutto nel campo ovviamente del diritto penale. Ecco, io ricordo appunto i primi tempi in cui ci siamo conosciuti, quando ancora vigeva il vecchio codice di procedura penale, poi modificato nel 1989-90, con il tentativo di rendere un processo inquisitorio un processo accusatorio. Modello americano. Ecco. All'epoca, Massimo, tu eri anche presente come vice procuratore, quindi sì. Sostenevi un po' il ruolo della pubblica. Per noi è stato un nuovo ruolo. Come vivesti quella trasformazione? Per me è stata una cosa molto positiva, perché da quando poi sono passato dalla questura alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, praticamente ho visto le cose tutte in un'altra ottica, nel senso, collaborando poi a stretto contatto con i magistrati, ho cominciato a capire praticamente tutte le loro problematiche. E poi, quando abbiamo iniziato, io come altri colleghi anche della sezione, a doverci occupare di sostenere l'accusa nei vari processi all'epoca pretorili, è stata proprio una bella esperienza, cioè dover capire e dover mettersi dalla parte del pubblico ministero e dover proprio rappresentare il pubblico ministero durante il processo. Abbiamo fatto per diversi anni, io un po' meno, ma anche i miei colleghi poi della sezione di PG dei Carabinieri hanno lavorato molti anni rappresentando l'accusa sia a Novara che a Borgo Manero, aiutando molti magistrati e sgravandoli di parecchio peso anche. Ma quindi all'inizio, insomma, tu comunque hai avuto una vita attiva, nel senso che alla squadra mobile, certo. E poi invece piano piano la professione si è spostata nelle aule del tribunale. Sì. Com'è stata questa è stata un po' questo una fase, passaggio? Dal mio punto di vista un po' c'è critica, nel senso di dover affrontare tutta una situazione nuova, cioè non essere solo dalla parte di chi va lì a testimoniare durante il processo e dover rispondere all'attività che lui ha compiuto, e dover proprio mettersi dalla parte del magistrato e chiedere e cercare di sostenere l'accusa, sì, e riuscire ad avere un impianto accusatorio, riuscire ad avere la condanna dei vari imputati che mano a mano passavano sotto durante il giudizio. E ti manca questa l'azione, si può dire, insomma, quando l'azione le indagini, l'azione che c'era nella, sì, squadra mobile, sì, un po' sì, perché
il contatto con l'esterno era molto bello all'epoca, cioè dover uscire, far le indagini, tastare con mano tutte le varie problematiche della città, ma anche della provincia, perché noi ci siamo occupati molto della provincia, e mi ricordo che all'epoca ancora ci spostavamo sul Lago Torta, sul Lago Maggiore, perché all'epoca non era stata ancora costituita la provincia di Verbania, per cui la questura di Novara aveva competenza anche su quelle zone. Quindi non avevate orari in sostanza? No, quello no, avevamo orari fino a che c'era normalità, ma quella era poca, se no quando si era nella anormalità, cioè accadeva qualcosa, allora lì... E ricordo dei giorni che siamo stati impegnati anche tre o quattro giorni continuativamente. Senza violare segreti, che sono passati tanti anni. Ti ricordi qualche episodio particolare nel bene e nel male che ha segnato questa tua antica attività? Quali erano le cose piacevoli o spiacevoli? Beh, una cosa spiacevole di cui ci siamo dovuti occupare, che ricordo ancora con molta... un po' di dispiacere quando abbiamo avuto l'omicidio di un nostro collega deceduto in via Papa Sarto durante una rapina in una pellicceria. Ecco, dopo quel fatto veramente abbiamo, io e i miei colleghi all'epoca della squadra mobile, abbiamo lavorato molto, molto, molto intensamente, ecco, proprio in quel periodo orari non ce n'erano, proprio per cercare di arrivare ad avere un responsabile di quei fatti. All'epoca io poi me ne sono occupato fino a quando, perché l'indagine poi è andata avanti, fino a quando poi io poi sono passato alla sezione di polizia giudiziaria, e ci abbiamo lavorato molto, arrivando all'epoca molto vicino agli autori, però fino a che io sono stato lì non siamo riusciti ad individuarli. Ma il lavoro che voi fate viene poi effettivamente valorizzato in sede processuale? Ci sono delle difficoltà? Cioè adesso facevate. Esatto. Adesso quello che sentiamo molte, ecco, molte lamentele, sì. Ma soprattutto non da parte nostra anche, ma soprattutto da parte dei cittadini, no? In cui non vedono valorizzato quello che è il lavoro della polizia giudiziaria rispetto poi a quella che è la cosiddetta certezza della pena, no? Però adesso occupandomene da tutt'altra parte capisco quali sono poi i criteri di valutazione, quello che poi accade durante poi tutta la fase processuale, per cui se abbiamo delle cose che ai cittadini non sono molto chiare, però valutando bene il caso si capisce come mai... Cioè, come sempre arriva, bisognerebbe conoscere gli atti e non soltanto le notizie attraverso i giornali. Ecco, io volevo farti una domanda... E tu insomma sei arrivato a Novara, hai detto nel 1984, allora, siamo 31 anni fa. Dall'84 adesso, devo dire, si accende la televisione, si vedono i telegiornali e proprio notizie quotidiane, no, di, se vuoi, femminicidi, vuoi non so, incidenti stradali causati dall'ebbrezza con magari morte delle persone. Ecco, rispetto a quell'epoca, voi che avete poi riscontro, nella nostra provincia si è aggravata la situazione o, come dicono alcuni, sono soltanto gli organi di informazione che pongono l'accento su queste cose rispetto al passato? Ma c'è da dire che il reato, quello che viene nominato di stalker, non è da molto tempo che è stato introdotto nella nostra legislazione, per cui adesso c'è praticamente parecchie persone che arrivano a denunciare, per fortuna arrivano a denunciare dei fatti molto gravi che poi capitano a loro stessi, no? Per cui sì, infatti che prima magari c'è non una avevano grossa, un appiglio legislativo, certo, perché una disciplina ad hoc non c'era. Se parliamo che prima si poteva arrivare a un reato di molestia, che era solo un reato contravvenzionale, contravvenzionale, adesso invece con l'aggravamento del 612 bis abbiamo delle pene molto, molto gravi per chi commette questi tipi di reati. Una grossa impennata di reati ne abbiamo avuto, di denunce
ma non solo sotto, per quanto riguarda i reati i cosiddetti reati di stalker, ma anche con i cosiddetti reati nell'ambito familiare, reati di maltrattamento in famiglia. C'è stato, forse anche con l'aiuto dei media, c'è stato una grossa presa di coscienza da parte delle persone che nel denunciare potevano avere veramente una grossa tutela. Perché prima rimaneva nell'ambito familiare, c'era un po' forse certo, paura, un po' di paura, sì, adesso infatti con tutte le trasmissioni, anche con l'impegno dei vari gruppi di lavoro che si sono creati nell'ambito delle questure, dei comandi dei carabinieri, dove sono stati creati dei reparti specifici proprio per i reati cosiddetti sia a livello minorile che a livello familiare, per cui ci sono dei grossi dei colleghi che sono molto esperti nello sviluppare questo tipo di reati. Se ho captato bene, i media, secondo te, non amplificano solo malamente, ma danno anche una mano a formare determinata coscienza. Sì. Com'è l'atteggiamento della procura, e tu in particolare, nei confronti dei media? Perché a volte vi pressano, no? Per sapere, per avere, per violare anche un po' il segreto istruttorio. Certo, certo, però noi cerchiamo sempre di rimanere nel lecito, senza addentrarci molto nelle varie problematiche, se non attraverso poi le voci ufficiali, che per quanto riguarda la procura è il procuratore che deve fornire tutte le informazioni opportune alla stampa. Certo che poi, tante volte sapendo i fatti come si sono svolti, leggendoli poi sul giornale, anche il giornalista lo fa un po' di... Ci ricama sopra, eco. Certo, certo. Per cui tante volte bisogna anche intervenire per non cercare di dare una visione molto distorta della cosa. Sì. E il discorso internet con i reati, il cyberbullismo, hai avuto modo, visto che se ne parla così tanto e abbiamo avuto degli episodi che ben conosciamo? Purtroppo abbiamo avuto un episodio che è stato di rilevanza anche nazionale. Che cosa ne pensi? Adesso le denunce, tranne il fatto grosso, qualche d'una ne abbiamo avuto, però di bullismo a livello anche attraverso internet non c'è stata una grossa impennata. Parlo sotto l'aspetto nell'ambito statistico della sì, nell'ambito statistico e nell'ambito nostro, nel nostro territorio. Certo che i reati a livello, adesso con questo nuovo mezzo a livello di internet, c'è stata un'impennata molto molto forte. Noi sappiamo. Allora, sì, no, per chiudere, perché abbiamo parlato ovviamente di argomenti seri, non che questo è meno serio, però per uscire un po' dalla professione, sì. So che nel tempo libero ti occupi anche, sei... nell'ambito della pallanuoto di Novara, sì. I ragazzi, insomma. Dove non ci sono indagini. No, non ci sono indagini, ma cioè, è un qualcosa di bello. Per no? fortuna una realtà. Che sì, è una realtà che affronto nel tempo libero. E mi sembra che sta andando anche molto bene a livello di campionato. Sì, no? Si stiamo andando molto bene a livello di campionato di Serie D, ma la cosa che vorrei sottolineare, che mi piacerebbe sottolineare, è il grosso apporto giovanile che tanti ragazzi hanno dato a questo sport, che si sono avvicinati. Abbiamo avuto un grosso incremento da parte soprattutto dei bambini molto piccoli nell'avvicinarci a questo sport. Infatti speriamo che negli anni continui ad arrivare sempre ragazzi. Chissà che magari anche sentendo la nostra trasmissione invitiamo qualcheduno, sì, dei ragazzi, che ha qualche ragazzo giovane per provare questa attività sportiva, per me molto bella, anche molto faticosa, sì, c'è molto da dire. Faticoso. Però mio figlio lo dice, anche tu immagino. Certo, certo, perché i nostri figli fanno questa attività. Però è faticosa. Però ma, è una cosa, insomma, bella, è una cosa pulita. Lo sport fa bene. Poi, ci sono, abbiamo degli allenatori molto bravi, certo, che si relazionano molto bene con i ragazzi, per cui i nostri ragazzi, come quelli che frequentano il nostro sport, sono molto contenti sì, di affrontarlo. Il tempo è tiranno, ma non è detto che poi il nostro ospite non possa tornare in altra occasione. Ma proprio parlando di ragazzi, di famiglia, tu appunto hai due figli, Giulia di 21 anni, Simone di 16, cosa pensano del loro papà, dell'attività
ed è, penso che abbiano anche girato parecchie città un pochino, no? No, loro e vorrebbero fare, vorrebbero seguire le tue orme? Ancora no, cioè la grande no, perché ormai è grande, ma perché io anche mia moglie che fa praticamente fa la mia stessa attività, quindi certo, siamo tutti famiglia, e due, abbiamo la famiglia. Ah, quindi allora proprio, i figli hanno un sì, rigetto. I figli sono. No, no, non hanno un rigetto, però sono un po', cioè affrontano bene questa situazione, anche se sanno che sono molto, molto controllati, quindi. Ho capito. Beh, insomma, quindi da un lato però affrontano la situazione cercando di essere consapevoli che due genitori che svolgono un'attività di questo genere non possono che a volte essere piuttosto anche presi e impegnati. Certo, ci parlate a tavola a volte di queste cose? Immagino di sì. Sì, sì, sì. Qualche scambio ci sarà. Qualche scambio loro sanno, perché poi tra di noi ci parliamo della nostra attività, un po' loro quindi ne sono a conoscenza, certo. E devo dire che sono molto bravi, perché riescono ad affrontare bene la situazione che tante volte ci porta sia l'uno. Non sembra, perché quando ci sentono con due avvocati delle figlie. No, perché quando tutte le volte che ci portano un po' io, un po' mia moglie ad essere fuori dall'ambiente familiare, sì, loro si sostituiscono, cioè riescono un po' a gestirsi, a capire la situazione, certo. Bene, allora grazie, grazie per essere stato con noi. Prego, ricordiamo, prego. Molto piacere. Massimo Di Belardino, che oggi è responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso la nostra procura, e speriamo tanto che in una prossima occasione ci venga ad aggiornare sull'attività della procura e soprattutto sulla sua esperienza sui di vita. Sui nostri compiti, certo. Grazie, prego. Buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata, arrivederci.